Allora, salve a tutti, continuiamo il video di ieri che dopo lo spavento che abbiamo avuto ci siamo fermati, giusto Remy? È inquietante il volto di Remy. Non avevo mai notato che la maschera di Remy fosse così inquietante. Comunque, qui ci siamo, ci sono io Jason e c'è anche Remy. E allora, ho scaricato un'altra applicazione. Sono le 23:49 del 9 maggio e ci avviciniamo alla mezzanotte, che come sappiamo mezzanotte è l'ora dei fantasmi. E quindi iniziamo a provare quest'altra applicazione per insomma la ricerca di fantasmi, un ghost detector. Avviamo l'applicazione, eccola. L'orario è uscito 23:49. Eccola qui, la vedete? C'è già il fantasma e parte l'applicazione. Ecco, è partita l'applicazione. Che succede? Ah, ho capito. Dobbiamo aggiornare la videocamera. Così, un attimo solo. Un attimo, sì. Speriamo di riuscire, togliamo la videocamera perché la videocamera non va con l'applicazione e quindi togliamolo. Allora, siamo sempre live, facciamo partire l'applicazione, possiamo togliere. Ecco qua, ci siamo. Allora, questo si chiama questa applicazione Ghost Detector, come abbiamo detto prima. Ecco, inizia già. Allora, vieni, andiamo a cercare il fantasma. Alzati. Andiamo alla ricerca dell'applicazione. C'è scritto White. Giro verso sinistra, non posso andare verso. Cos'è questo mondo? Attenzione. Andiamo a vedere, cerchiamo questo fantasma. Dobbiamo cercare il fantasma con questa applicazione. Iniziamo a cercare. È un po' inquietante questa applicazione, non nascondo che. Vediamo un po' cosa riusciamo a vedere. Proviamo la tua stanza, la tua postazione gioco. Vediamo un po'. Niente. Cerchiamo ancora. Vediamo se troviamo questo fantasma. Dovrebbe, sì. Ci siamo? Proviamo a cambiare zona. Vediamo se devo dire questa applicazione comunque mette una certa paura. Allora proviamo a cambiare zona. Vieni con me, vieni. Andiamo in questa stanza buia. Vediamo un po' che riusciamo a. Proviamo a vedere. C'è un vaso. Bene, niente. Io non riesco a capire quando dice. Proviamo di qua, verso la finestra. Questa è la finestra. Dove può essere? Questo è un semplice riflesso della luce sul pavimento. Un altro riflesso.
È leggermente inquietante questa applicazione perché comunque ti dà quel senso di paura che da un momento all'altro potrebbe uscire un fantasma o qualcosa. Non so. Niente. Non riusciamo a trovare Sono io puzzini. Non niente. posso. Cos'è questo? Ah, una pianola. Sono il sgabuzzino, papà. Non posso più dire dove dovrebbe stare. Entriamo nello sgabuzzino, tutto al buio. Andiamo alla scapuzzina, non c'è niente. Cioè, è difficile trovarlo. Solo Proviamo qua. Magnetic field, niente. Aig, aig, aig. Vuol dire sta. Siamo. Madonna, il Niente. riflesso della tenda pensavo che era un fantasma. Speriamo bene. Niente, non riusciamo a trovare niente. Non riusciamo a trovare niente oggi. Allora, Normale, normale, qui è normale. dobbiamo investigare. Aspetta, di qua. Alto, Ok, alto. allora dobbiamo andare lì. Alto. Ma fammi tenere conto pure della lampadina. Non lo so. Posso provare? Dovrebbe rivelare. Alto, vedi. Allora secondo me di levante. Alza la voce, non si sente bene. Secondo me di levante questa. Come vedi? Cioè dici voltaggio. Vedi? Giro. Cioè il campo magnetico. Cioè rileva il campo magnetico, giusto? Quindi questa applicazione possiamo dire che non è proprio tanto una scemenza. È che comunque la PlayStation emette onde elettromagnetiche maggiori, quindi non è proprio tanto una scemenza questa applicazione. Andiamo di qua. Prima quando puntava c'era la lampadina diceva alto. Alto, vedi? Effettivamente, Girati. 70, istantaneo Ghost Factory 81, 87, 89, Vedi? 90, 91, Avvicinati di più. 93. Vedi? Girati. Non mi dice E niente. adesso diminuisce. Andiamo a vedere di qua. Prova a vedere un po' tu, vai. Qua è tutto spinto. Aspettate. No, non dire c'entra, eh. Ma è spinto. Vedi? La lampada da sola. No. Non rileva niente stasera. Questa è un'altra applicazione, ha un approccio più Non posso. Ma qua serio. sotto abbiamo delle uova. Questa applicazione ha un approccio più serio al mondo del paranormale. Ai. È questa. Tu dici che la Vedi? luce. No, scende se vuoi di qua. Non è la luce. Niente. Aspetta, dobbiamo andare verso sale. Qua scende. Qua sale. Qua sta fuori. Pure al balcone. Sta prendendo un po' Vedi, di vedi, peso. sale qua su. Quando sta qua sale. Va, andiamo, andiamo. Andiamo. Non c'è nessun fantasma. Sale tantissimo qua fuori. Facciamo senza luce, vai. No, adesso scende. Di qua sale. Vado a levare la caldaia. Darsi. Caldaia. Accendiamo la Sì, è luce. la caldaia. È la caldaia, perché. Allora, quella era la caldaia, infatti. Vedi? Cioè rileva la Sale. caldaia, dici? Vediamo all'interno. Non è che c'è un fantasma. Sei pronto? Ho una leggera inquietudine. Vado? Sei pronto? Oppure le campane? Vai, 2, zitto, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e mezzanotte. È l'ora delle streghe. Non c'è niente, per fortuna non c'è niente. Niente. Comunque è un approccio più serio questa applicazione.
80. Ok, si leva la pianta. Vediamo un po'. Qui è molto alto. È partito un'altra volta, ma niente, non troviamo niente. Vabbè, togliamo questa che reputo molto più ha un approccio più serioso al fenomeno del paranormale. Quest'app mi ha dato dimostrazione che forse esiste qualcosa correlata con il campo magnetico. E infatti quando ci avvicinavamo a qualche fonte luminosa aumentava la rilevazione di campo magnetico. Ecco ad esempio, mi sto avvicinando adesso, si accende un po' la luce, mi sto avvicinando adesso proprio al frigorifero, accendi la luce. Lo ci avviciniamo sempre di più al frigorifero. Niente, no. Non rileva il campo magnetico. Magnetic field. È importante rilevare i campi magnetici perché si pensa che fenomeni di ghost, eccetera, eccetera. Vedi, questa è la cucina. Fenomeni. Accendi un attimo. Ho sentito un rumore sulla sinistra. Accendi un attimo. È infatti alto. Oh, non sto scherzando, eh. Cioè, ho sentito un rumore a sinistra. E mi trovo a sinistra. Accendi la luce. E l'orologio. Però ho sentito un rumore come così, guarda, non sto scherzando. Così. No, sul serio, dai, non sto scherzando. No. Però comunque ho sentito un leggero rumore sulla sinistra. Eri tu per caso? No. Spegni la luce. Ragazzi, non sto scherzando. E ho sentito un rumore. Dopo vedrò di recuperare l'audio. Adesso proviamo un'altra volta e... Niente, questa applicazione è buona. Niente, questa applicazione è buona, però adesso non. Niente, va bene. Alla prossima e proviamo un'altra applicazione, vediamo un po'. Comunque, ripeto, ho sentito prima un rumore, come tre battiti leggeri sul tavolo. Vabbè, adesso il rumore sentite, è un phone. Quindi non scherziamo, cioè non ci piace fare dire scemenze. Questo è il rumore del phone. Proviamo ad avvicinarci, adesso siamo nell'altro bagno, siamo nel bagno. Adesso siamo nel bagno. Siamo in un'altra stanza. Qua è alta. È alta perché c'è un telefono sotto casa. Guarda, cioè arriva proprio un masso, vedi? Comunque rileva le onde elettromagnetiche perché ci siamo vicini al telefono. È sotto carica, vedi? Allontano. Guarda come aumenta. Facciamo, togliamo la luce, cioè copriamola. Adesso ho coperto la videocamera, vedete? Adesso l'ho tolto, ho tolto il dito dalla videocamera, dall'obiettivo. Adesso ricopro. Quindi il discorso è che non è... Cioè, aspetta, facciamo un esperimento adesso. Ho tolto il dito dall'obiettivo per vedere se lui, questa applicazione segnala solo luci, perché giustamente la fotocamera, l'obiettivo, fa vedere delle luci e quindi
lui segnala le luci, invece no, secondo me veramente segnala i campi magnetici. Adesso facciamo l'esperimento. Mi allontano dal telefonino che è sotto carica. Mi sto allontanando. Siamo a tipo a un metro di distanza andando verso la finestra. E quindi qua diventa normale. Vedi? Questa è la finestra. Ci troviamo verso la finestra e il grafico che rileva il magnetismo sta calando drasticamente. Adesso è sotto la soglia, è normale. Adesso ci avviciniamo di nuovo al campo elettromagnetico generato dal telefonino che è sotto carica per vedere se ancora ci dà questa misura alta. Però prima di tutto copriamo di nuovo l'obiettivo. Ecco, adesso è coperto, vedete? Copriamo, ecco, avviciniamoci, adesso già è alto, però non siamo tanto vicini al telefono, quindi niente, allontaniamoci di nuovo. Adesso mi sono allontanato, sono di nuovo vicino alla finestra, con l'obiettivo coperto, è tornata normale. È tornata normale. Appena ci avviciniamo al telefono che è sotto carica, vedi come ci giriamo verso il telefono? Alto, aspetta, aspetta, aspetta. Ci avviciniamo sempre di più al telefono, sempre con l'obiettivo coperto. Adesso siamo proprio attaccati al telefono ed è aumentata ancora di più. Posso fare io lo sottocarico? Togli la carica. Adesso abbiamo tolto il caricatore e rimane sotto carico. No, Vabbè, ho niente. installato qui. E 98, 97, 98. Prova a Installato. spostare il telefono. Togliamolo proprio questo telefono qui. Io tengo sempre il dito sull'obiettivo. Cioè, ragazzi, non sto scherzando. E sta calando in modo verticale. Adesso vediamo se aumenta. Avvicinati. Vabbè, l'obiettivo lo possiamo liberare. 200. Avvicinati. Liberiamo l'obiettivo, ecco, vedi che sta succedendo? Vabbè, la batteria nostra qua sta terminando. Fermati un attimo, accendi il telefono. Quello che ci preme di sapere è se veramente questa applicazione rileva campi magnetici. 101, vedi? 101, 101. Adesso prendi il telefono e portalo via. Io rimango sempre in posizione, è calato, vedi? No, aspetta, ritorna qui con l'obiettivo coperto. Ritorna qui veloce, veloce, che la batteria qui sta andando via. Mettilo dove stava. Accendi un po'. Giusto così, vabbè. Allora, batteria, questa è la luce. Cioè, ecco, la luce si sta accendendo. Adesso copriamo l'obiettivo. Fermo così, non muove. Togli la mano, togli la mano. Abbiamo coperto l'obiettivo. E rimane sempre alta. Adesso rimango in posizione con il telefono, con l'applicazione qui, con il mio portatile. E tu portalo via il telefono. Adesso lo sta togliendo. Lo sta togliendo. Ha tolto ed è calato. L'applicazione sta calando, vedi? Quindi il campo elettromagnetico. No, portalo proprio via, esci fuori da questa stanza. Portalo via. Io rimango sempre in posizione. Portalo via. Hai un telefono con te? Porta via il telefono. Adesso tutti i telefoni sono stati portati via. In questo momento mi trovo solo qui nella stanza. E vabbè, rimane sugli 81 Ottì. Sta calando. 80. Niente, comunque cala, comunque questa applicazione rileva fonti elettromagnetiche. Bene, alla prossima e proveremo altre applicazioni. Un saluto e vi diciamo iscrivetevi al canale e lasciate un like. A dopo. Alla prossima applicazione, grazie.